Noi abbiamo detto che la riforma ha un buon equilibrio, gli equilibri si possono anche migliorare, credo che non sarebbe nell'interesse del Paese fare operazioni di bilancino all'indietro. Quindi io credo che sia possibile fare qualche cambiamento e questo è il lavoro esattamente della Commissione e del Parlamento nel suo insieme, ma questo è per migliorare l'equilibrio complessivo della riforma, non per farlo arretrare. È partito l'iter parlamentare del DDL sulla riforma del mercato del lavoro in Senato. Si comincia con le audizioni delle parti sociali in commissione bilancio. I tempi, assicurano i partiti e il ministro Fornero, saranno rapidi. I tempi spettano ai presidenti Tempi e saranno sperabilmente rapidi. Grazie, buon lavoro. Per il PDL la priorità è lavorare sulla flessibilità in entrata, ribadisce Gasparri. Per tutelare l'occupazione ed evitare il rischio di licenziamenti di massa, chiederemo modifiche in particolare sulla flessibilità in entrata, perché riteniamo che si debba fare un provvedimento che aiuti la crescita, lo sviluppo e l'occupazione in un momento in cui talune ricette tecniche si rivelano, ahimè, non miracolose, perché i problemi rimangono gravi per tutta la nostra economia. Stiamo lavorando per migliorare il testo che rimane il più protettivo d'Europa, conferma Pietro Icchino dal Partito Democratico. E comunque non dimentichiamo che anche con queste correzioni, la disciplina italiana dei licenziamenti resta la disciplina più protettiva rispetto a tutti gli altri paesi europei, compresa la Germania. È un testo pessimo, non cambia posizione l'Italia dei Valori. Un parere assolutamente negativo sul testo della riforma, che non risolve il problema della disoccupazione, lascia inalterata la precarietà e cancella i diritti dei lavoratori, l'articolo 18 per capirci. Non si tratta di chiedere stravolgimenti, ha puntualizzato il presidente di Confindustria Marcegaglia, ma di cambiare alcuni punti, soprattutto sulla flessibilità in entrata, così gli industriali. Anche il ministro Fornero non manca a ribadire il compromesso politico, non ha smontato la riforma, nessun passo indietro. Quindi io ritengo che quello che è stato chiamato il compromesso politico non abbia tolto nulla alla valenza delle modifiche all'articolo 18. Alcune cose sono state modificate anche sulla flessibilità in entrata, ma l'impianto è rimasto e quindi nessuno può sostenere che quelle modifiche hanno snaturato il testo sul quale c'era stato l'accordo. Questo proprio non è possibile sostenerlo. Ed è già scontro di nuovo con i sindacati su articolo 18 e tutele. Non abbasseremo la guardia, risponde infatti Susanna Camusso. Premesse dunque tutt'altro che favorevoli per un rapido iter della riforma. Dai, non si faccia male. Non basta invocare la crescita, servono una molteplicità di azioni concrete e il nuovo monito del presidente della Repubblica Napolitano. La politica però tenga conto dei giovani e anche della povertà, serve un mercato del lavoro più trasparente, meglio regolato ed efficiente, ha sottolineato il presidente. Ma io mi ricordo quando è venuta a Villa Torlonia a visitare la galleria di arte moderna dei contemporanei romani. Era presente anche una serie di personaggi molto importanti della sua epoca, della sua storia. E mi ricordo con una grande attenzione cui seguiva tutte le varie punti di riferimento, la grande sensibilità culturale che dimostrava e la grande lucidità. Io in generale ricordo che anche negli ultimi tempi, quando magari rivolgeva qualche critica alla nostra amministrazione, però c'era sempre una signorilità, una misura, una onestà intellettuale di fondo che oggi diventa sempre più rara, quindi una grandissima perdita per tutti i romani.